Vai. Bene, ci sono domande riguardo alle ultime lezioni? C'è qualcosa che, qualche dubbio? Perfetto, sono stato chiarissimo direttamente. Allora, con oggi vorrei cominciare la descrizione del mondo, sempre di un punto, in 2D e poi 3D nella realtà. Per ora abbiamo fatto tutto su una retta e ne approfittiamo anche per fare un po' di ripasso di geometria, perché ovviamente la descrizione dello spazio tridimensionale implica delle nozioni geometriche. Allora, per prima cosa bisogna parlare di vettori. Allora, i vettori sono vostri amici, i vettori sono simpatici. Questo è una citazione da Frankenstein Junior, quando c'è il fuoco. Va bene, allora, cominciamo. Quindi un vettore che cos'è? È una freccia. Una freccia che vuol dire? C'ha un punto di partenza, una lunghezza o anche modulo, una direzione e un verso, e si indicano, diciamo, sui libri di testo con dei lettere in grassetto. Noi faremo con un segno una barrettina sopra, a volte si può mettere sotto, però l'importante è che nei punti che ci mettiate il segno di vettore quando è un vettore, perché noi useremo per esempio la stessa lettera senza segno di vettore per indicare il modulo. È una notazione compatta, ma chiaramente se poi comincia a mettere e non mettere i segni di vettore uno si confonde. Allora, quindi questi sono i vettori e si può anche identificare ogni punto del piano, chiamiamolo R, ogni punto del piano identifica un vettore che va dall'origine a quel punto. Non che questo esaurisca i vettori, P, vettore dall'origine. Questa qui, ora poi magari farò un po' di identificazione, è un concetto che se lo imparate troverete la geometria estremamente più semplice, poi faccio vedere perché. Allora, però prima di andare avanti introduciamo alcune cose che voi sicuramente già sapete, dove i vettori si possono sommare. Ovvero, se io ho un vettore V e un vettore W, li posso sommare trasportando W sulla fine di V, e questo qui è il vettore somma, chiamiamolo contrario, è chiaramente commutativa. Ti conviene imparare a sommare i vettori appunto riportandoli, pensandoli accodati dietro, piuttosto che con la regola di parallelogramma. I vettori si possono moltiplicare per uno scalare. Allora, per scalare, ecco qua, scalare uguale numero. Per esempio questo qui, il modulo vettore è uno scalare. Quindi la moltiplicazione di molti
questo qui è un vettore V e lo moltiplico per 2 e viene poi un vettore, avete già, 2V, che ha stessa direzione, stesso verso, eventualmente stesso punto applicazione, non lo vedremo, però lascio di perdere tutti applicazione e modulo doppio. Quindi posso scrivere, che ne so, C per V, questo lo chiamo V primo, C per V, posso scrivere. In particolare la moltiplicazione per meno 1 mi dà il vettore opposto. Se questo è V, questo è meno V. E quindi posso fare anche la sottrazione tra vettori, no? Dicendo che V meno W, no? Questo che cos'è? Quanto mi dà? Mi dà ovviamente V più meno W, ovvero questo più questo. Meno questo lo interpreto come V più meno W, quindi devo prendere W e ribaltarlo e poi sommarlo a V. E quindi per esempio V meno V fa 0. Allora, appunto abbiamo detto che P è un vettore dell'origine, cioè corrisponde a un vettore che va dall'origine a P. E, però posso anche introdurre un'altra notazione che è parecchio comoda poi per esprimere la relazione tra i vettori nel piano, che posso chiamare appunto, facciamo tanto due vettori nel piano. Questo è il vettore che chiamo P e questo è il vettore Q. I punti indicano le lettere maiuscole ma senza segni di vettore sotto. Questo vettore qui è il vettore Q meno P. Questo qui. Infatti P più Q meno P mi fa Q. Questo più questo mi dà questo, tutto consistente. Allora, questa notazione qui, cioè di introdurre dei vettori come differenza tra due punti, è comoda, secondo me, che mi dice bene da dove parte a dove arriva, no? E poi mi tiene traccia anche del punto d'applicazione, se mi serve. Quindi, invece di indicare semplicemente con P, introduco l'origine O e posso dire al posto di P lo chiamo P meno è il vettore che va da P O, perché O è un vettore nullo, però posso tranquillamente mettere in maniera che la convenzione è perfettamente mantenuta. Quindi per esempio questo vettore qui sarebbe questo qui, chiamiamo per un momento A. A sarebbe che cosa? Q meno meno P meno, ovvero Q meno P, esattamente come abbiamo parlato prima. Ritorna? Vedete, cioè è una notazione, è solo per indicare i punti, cioè i vettori, per indicare i punti, però è più comodo in modo che c'è una notazione consistente, anche nel caso dell'origine, anche se sarebbe inutile, sottrarre l'origine in maniera che posso fare un'algebra tra questi punti e fare tutti i calcoli.
sa niente di clamoroso, è solo una notazione. È uguale a
quadrato del modulo. Quindi il coseno di alfa è 1 e quindi v per v sarà uguale al quadrato del modulo. Il prodotto scalare di due vettori ortogonali è 0. Interessante del prodotto scalare, se uno di questi due ha modulo 1, cioè il prodotto scalare di un vettore per un versore, mi viene fuori, ma questo è 1 mettiamo, mi viene fuori il modulo di V per il coseno di alfa, ovvero mi viene fuori la proiezione di V nella direzione indicata dal versore. Quindi il prodotto scalare tra un vettore e un versore, per esempio, prendiamo uno dei versori degli assi, V scalare I, questo mi viene chiamare Vx, che è chiaramente V per coseno di alfa, ma è proprio la proiezione di V nella direzione X, nella direzione di casa da J. J l'avevo fatto in verde, I da, mettiamo che sia I. Questa è la cosa più importante, perché è quella che mi permetterà di esprimere un vettore nelle sue componenti cartesiane. Similmente, se io moltiplico un vettore V per G, ottengo Vx. E lo stesso sarà succederà per caso, Quindi questa idea qui mi permette di scrivere un vettore tramite le sue componenti. Chiaramente ho bisogno che l'insieme dei versori sia una base, ovvero che sia essenzialmente, dettagliatamente, un versore per tutti gli assi. Però ovviamente non posso descrivere un vettore in 3D usando solo i versori dell'asse X e Y. Ho bisogno una base completa nello spazio.
questa maniera posso scrivere U uguale a UXI più UY J più UZ K. In effetti, verifichiamo, se io moltiplico scalarmente tutta questa qui per I, per esempio, V scalar I, chi verrà? Vx I scalar I più Vy J scalar I più Vz K scalar I. Abbiamo già visto che questo fa 1, questo fa 0 e questo fa 0 e quindi mi viene Vx. Esattamente come mi aspettavo, esattamente come scalare in Vx, è tutto consistente, mettiamola così, è una verifica, eh? A questo punto, per esempio, quanto vale modulo di V al quadrato? Questo vedete V scalare V, ma lo posso fare in componenti. Quindi mi vale tutto questo moltiplicato scalarmente se stesso. Chiaramente contano solo i prodotti I per I, J per J, K per K, perché gli altri fanno 0, e quindi mi verrà Vx quadro più Vy quadro più Vz quadro, che non è nient'altro che il teorema di Pitagora. Piuttosto consistente. Bene, applichiamo tutto questo alla descrizione del moto. Quindi voi dovete pensare di un gioco che dobbiamo provare a fare da voi, prendendo per esempio con la telecamera del computer un lancio di un oggetto, per esempio, no? E poi andate a analizzare fotogramma dopo fotogramma. Ci sono dei software che permettono di digitalizzare la produzione. Praticamente, se voi riportate tutte queste digitalizzazioni sempre su un tabellone elettronico e poi lo riportate sul grafico, ottenete una curva chiaramente approssimata fotogramma per fotogramma e vi dà il moto, per esempio così potrebbe essere distanza T uguale a 0, T uguale a 1, T uguale a 2, in certe unità di misura del tempo, per esempio fotogramma per fotogramma. No, supponiamo faccia 25 fotogrammi al secondo. 1 vuol dire un 25esimo di secondo, 2 25esimi di secondo e così via. Si torna? Allora a questo punto chiaramente voglio identificare ognuno di questi punti con un vettore, abbiamo già introdotto tutto. Allora, chiamiamo il vettore R, chiaramente si sta parlando di un vettore che dipende dal tempo, perché al variare del tempo il mio vettore cambierà. Va bene? Per esempio, questo vuol dire anche che posso descriverlo come una, diciamo pure così, x di t y di t z di t, che se lo voglio identificare con le sue coordinate, noi lavoreremo la maggior parte nel piano, però in generale è così, o anche posso vederlo scritto così, come x di t i più y di t j più z di t k. Questa è solo notazione, però in fisica quando parlo di vettori praticamente sempre parlo di vettori che dipendono dal tempo, quindi potrò fare derivata di vettori, integrazione di vettori, tutte queste cose qui
Cosa vuol dire? Vuol dire che lavorerò componente per componente. Oppure, se mi riesce, anche come ente geometrico. Ora faremo un po' un'analogia tra tutte e due. Vedete, facciamo l'esempio più classico, quello di Galileo, cioè il moto di un grave nello spazio. Abbiamo già visto che, questo magari ecco giovedì, se volete, durante la pausa provo a fare l'esperimento di misurare l'accelerazione di gravità qui nel latero. Poi magari si filma e posso far vedere a tutti perché non si vedrà tantissimissimo, però magari facendo un filmatino si riesce a vedere. Però se voi appunto fate l'esperimento di filmare il moto di un grave, poi magari proveremo a fare anche quello. Certo, ci vorrebbe come sfondo un po' aumentato, qualcosa in modo da poter facilmente seguirlo. Vedete che se guardate solo l'ombra sul piano, che sarebbe essenzialmente il prodotto scalare con questo qui, il moto è un moto essenzialmente uniforme, mentre verticalmente è un moto uniformemente accelerato. Allora, quindi facciamo questo esempio, quindi il moto dei gravi, limitiamo a avere lo spazio diciamo z, intendendo come coordinata verticale x, tanto per avere delle coordinate un po' diverse da quelle solite. Allora io dico che è la composizione di un moto rettilineo uniforme nella x e di un moto uniformemente accelerato nella y, nella z. Cioè, facciamo a istanti, prendiamo parte con una certa velocità iniziale, quindi nella x abbiamo un moto che va avanti a intervalli uguali, nella y abbiamo un moto che no, diciamo pure, all'inizio va verso l'alto, quindi questo sarà l'1, poi il 2, poi il 3, poi il 4, poi il 5, il 6 e il 7. Vediamo che torno indietro. Quindi ecco l'1, quindi anche qui facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Queste sarebbero, se voi digitalizzate la traiettoria, quello che avete nella colonna delle x e quello che avete nella colonna delle y dei vostri punti sulla traiettoria. Io sto facendo il proposto, disegnando la traiettoria partendo, supponendo di aver registrato la posizione lungo la x e la posizione lungo la y. Allora, quindi l'1 con l'1 e mi dà un punto qui, il 2 con il 2, il 3 con il 3, il 4 con il 4, poi il 5 con il 5, il 6 con il 6, il 7 con il 7, supponiamo che questo è lo 0 e anche l'8, e va qua, quindi dovrei ottenere qualcosa di questo genere, che è una costruzione che si è poi andata a vedere forse anche al Museo di Galileo per Firenze, e Galileo faceva appunto così a mano, che effettivamente venisse poi imparato. Allora proviamo a farla ora analiticamente, ovvero voglio comporre analiticamente questo. Quindi io inizierò dicendo che R è uguale a, però intanto facciamolo come x e y perché viene più semplice, poi magari lo scriviamo anche in forma vettoriale. Allora, al posto della x, cioè avrò x di t, x di t sarà del tipo vx per t, dove vx è una costante. Il moto uniforme lungo la x vuol dire velocità costante, l'ho chiamata vx. Lungo la y, sempre supponendo di partire che x uguale a 0 al tempo t uguale a 0, cioè come ho fatto questo disegno, che è il caso più semplice. Lungo la y avremo la velocità iniziale, perché se no non parte verso l'alto, quindi avremo un v0y t meno un mezzo g t quadro. E questo è
chiamarla pure Q0X, anche perché se rimane sempre costante. Ritorna, moto uniforme con la X, moto uniformemente accelerato con un'accelerazione, anzi no, scusate, l'ho chiamato Y ma l'avevo messo Z, chiamiamolo Z, facciamo un po' su. Scusate, ogni tanto sbaglio. Moto uniformemente accelerato verso il basso, accelerazione costante uguale a G, ma all'inizio parte verso l'alto perché gli do una velocità iniziale, questo Z, verso l'alto. Questo posso anche scriverlo V0XTI più V0YTI meno un mezzo GT quadro G, sarebbero maniere alternative ma esattamente uguali di scriverlo. Una volta più comoda una, a volte più comoda l'altra, a seconda di quello che devo fare. Se io ti voglio chiamare la traiettoria, scritto Y. Grazie. Ho voluto mettere Z ma sono abituato a fare i grafici con X e Y. Allora, se voglio ottenere, se voglio ricavarmi la traiettoria, non faccio altro che eliminare il tempo tra le X e le Y, trovo una relazione tra X e Z, e trovo la relazione tra Z e X. Eliminare il tempo, quindi mi ricavo t sarà uguale a x diviso v0x, lo sostituisco qua e ottengo z uguale v0z diviso v0xt meno un mezzo g su v0x quadro x quadro. Che è una parabola nel piano zx, perché no, è un secondo grado, rivolta verso il basso perché c'è un meno, e poi se serve posso ottenere alcuna informazione da questa parabola, per esempio il rapporto della velocità iniziale, però guardate che x, oggi fa proprio x squadra, non t, no? Chiaramente qui diciamo scritta come mi appare poi dal grafico, perché qualche cosa è tipo z uguale a bx meno ax quadro, cioè, quando vuoi digitalizzare i punti sul grafico ottengo dei valori per questo coefficiente e dei valori per questo coefficiente, valori numerici, non è che ottengo questi rapporti. Quindi chiaramente nella traiettoria perdo le informazioni sul tempo. Questo giochetto qui di pensare la traiettoria come una legge oraria da cui è stato eliminato il tempo può essere anche piuttosto utile, poi vi farò vedere alcuni esempi in geometria. Cioè, se voi pensate a una curva geometrica come a una legge oraria, potete applicare tutti i concetti che ora svilupperemo in queste lezioni sull'analisi del moto anche alla geometria, poi vi farò vedere alcuni esempi. Chiaramente interrompetemi se ci sono delle cose, soprattutto se sbaglio. Thank you.
Allora, andiamo avanti. Detto questo, mi torna tutto, posso, lasciamo per un momento questo qui, anche questo non si chiama. A questo punto posso definirmi la velocità. La velocità è un vettore. V è semplicemente V, R, quindi T. Ovvero è il limite per delta T che tende a 0 di R di T più delta T meno R di T diviso delta T. Tutte cose che posso fare, perché questa è la sottrazione tra due vettori, lo posso fare. Diviso per uno scalare, chiaramente vuol dire moltiplicare per l'inverso uno scalare, cosa che ho perfettamente definita, quindi posso farlo. Graficamente, e questa è la mia traiettoria, questo è R di T, questo qui è R di T più delta T. Questo è delta R, ovvero R di T più delta T meno R di T. Farlo per la differenza più piccola, ma diviso sempre qualcosa di più piccolo, e quindi vi potete benissimo immaginare che V sia tangente alla traiettoria. Usarlo pensando al giochetto che ho fatto sulla legge d'aria per trovare la tangente alla traiettoria. E per questo vi dico che poi potete riutilizzare in geometria. Però prima facciamolo per componenti la stessa cosa. Cioè, come ho fatto qui, posso benissimo derivare questa. No? Perché I, J e K sono delle costanti, non cambiano nel tempo. Ci sono anche casi in cui cambiano, per esempio quando ho un sistema di riferimento mobile, e lo faremo più là, però per ora è costante, quindi è facile fare la derivata. Posso derivare le componenti, quindi in componenti V sarà chiaramente VXI più VYJ più VZ K, ma sarà anche x punto i più y punto j più z punto k, derivando queste qui. Chiaramente r, v posso anche scriverlo come r punto, con tante notazioni simili, più simili, più valenti. Ma è chiaramente questo, per esempio. E la caduta nel moto dei gravi, che abbiamo visto prima, R, si è detto, era V0XT I più V0ZT meno mezzo GT quadro K. Derivo, e quindi la mia espressione della velocità sarà uguale a che cosa? Questo è 0,
scusate, questa è più 0x, tanto derivato rispetto a t, quindi 0x i, devo derivare questa qui, la componente x era quella che ho chiamato x di t in questa espressione, devo derivarla rispetto al tempo, è una derivata semplice, solo in frazione di fatto c'è questo v0x, ma è una derivata semplice perché era una costante per t e quindi viene semplicemente una costante. Poi devo derivare questo oggetto qua più v0z meno gt per k, e questa è la derivata per v nei vari punti della traiettoria. Allora, per esempio, nell'origine basta mettere t uguale a 0, no? Perché chiaramente se metto t uguale a 0 qui mi viene 0 e 0, quindi va bene l'origine. E qui mi verrà v0xi più v0z k, e questa precedina qua, no? Per t uguale a 0 abbiamo x di 0 uguale a 0, z di 0 uguale a 0, vx di 0 è semplicemente vx di 0, z di 0 è semplicemente v0z, che è esattamente che chiaramente i numeri gli avevo dato sono esattamente perché sono le componenti della velocità in 0. Chiaramente a costo di questo potrò rimettere in 5, 7. Va bene? Per esempio, se noi andiamo a prendere, andiamo a cercarci il massimo di questa parabola qui, no? Corrisponderà a un certo x. Da questa x posso ricavarmi il tempo, se vado a calcolarmi il tempo verrà, la velocità di quel tempo verrà fuori chiaramente una retta orientata diretta lungo la x. Proviamo. Allora, qual è, come si fa a trovare il massimo di una parabola? Basta derivare la z rispetto alla x e metterlo uguale a 0. Quindi riportiamolo qua, z se z è uguale a v0z su v0xx meno un mezzo g su v0x quadro, x quadro z primo sarà uguale v0z su v0x meno g su v0x quadro x. Derivata di questo mi viene semplicemente questo, la derivata di questo viene poi un 2, abbiamo un mezzo e viene questo. La metto uguale a 0 per x uguale, allora porto questo oggetto dall'altra parte dell'uguale, semplifico con un v0x, quindi viene v0z diviso g per v0x. Allora, fate conto di portare quest'altra parte, mettiamo un uguale qui, quindi un v0x va via e il g va di sotto, anzi no, v0x diviso g, quindi mi danno giù anche dimensionalmente perché qui abbiamo metri quadri al secondo quadro, diviso metri al secondo quadro metri, va bene, così mi danno giù. E quindi sarebbe per t uguale a, da questa qui, x diviso v0x, v0z su g. Torna? Facendo solo algebra,
Allora, questa ritorna che è la condizione di tangente, cioè del massimo. Quindi tavola x, che è questo qui, semplicemente da questa espressione uguale a 0. Ma io ho t uguale a x su v0x, quindi mi ricavo il tempo per cui il mio oggetto arriva nel punto più alto, che è v0z su g. A questo punto, se io lo vado a sostituire qui questo tempo, questo tempo ottengo che v sarà uguale a v0x i più v0z meno g per v0z su g k, ma questa chiaramente va via e quindi mi viene solo orizzontale. Diciamo, non è che sia un grande risultato, era ovvio, era così, perché sono sempre la stessa roba, però tanto per verificare. Bene? Allora, dobbiamo dare un altro esempio di applicazione. Introduciamo il moto circolare come composizione di due moti armonici. In modo che possiamo poi riverificare di nuovo tutte queste informazioni anche di nuovo. Allora, moto circolare per ora uniforme, ovvero dovete immaginare di cosa sto parlando, di un punto che ruota, no? Lungo una circonferenza, esattamente come una ruota che gira, diciamo, con rotazione uniforme, poi dopo definiamo meglio. R, chiamiamo con R grande il raggio della mia circonferenza, anche se poi sarebbe lo stesso R piccolo, perché chiaramente il modulo di R è R, lo potevo anche chiamare R piccolo, ma sennò c'è veramente troppo, le cose sono tutte uguali, va bene? Il modulo di R. E chiamiamo quest'angolo qui teta. Il mio punto sul cerchio, chiaramente abbiamo x uguale r cos teta e y uguale r sin teta, e quindi r sarà uguale r cos teta i più r sin teta j. Bene, sempre la stessa roba. Ma chiaramente teta non può essere fisso, sennò sarebbe un modo un po' troppo particolare.
La cosa più semplice è che aumenti linearmente il tempo, per questo è scritto uniforme. Quindi delta il mio angolo sarà una funzione del tempo in genere per il modo circolare. Io posso mettere qualsiasi funzione del tempo, che acceleri, che deceleri, che a sua volta sia sinusoidale, che vada esponenzialmente, potete mettere qualsiasi cosa. Però la cosa più semplice è chiaramente una relazione lineare con il tempo. Quindi in questo caso diciamo omega per t. Anche qui potevo mettere un theta 0, ma per semplicità non ce lo metto. Faccio partire a tempo t uguale a 0 nella posizione theta uguale a 0. Omega si chiama velocità angolare, perché chiaramente vedete, se io derivo teta rispetto al tempo, ottengo omega. Quindi è per gli angoli quello che la velocità è per gli spostamenti, di quanto aumenta l'angolo nel tempo, con che velocità, con che rate aumenta l'angolo. Quindi, ritornando qui, posso scrivermi R uguale R coseno di omega t più R seno di omega t j. Sempre la stessa roba, sto solo scrivendolo varie volte in diverse maniere per abituarvi al fatto che purtroppo in fisica dovete, cioè vanno decodificate le espressioni, non le trovate smodellate come succede in analisi, però la complessità è sempre la stessa. Oppure x uguale r coseno di omega t, y uguale r seno di omega t. Ma queste qui le avevamo già viste, ma le abbiamo fatte in modo oscillatorio. Se voi ne considerate una sola di queste, le abbiamo già viste nella puntata precedente, no? È un moto oscillatorio lungo la x e lungo la y tra di loro sfasati di 90 gradi. Perché vediamoci, il seno e il coseno sono sfasati di 90 gradi, cioè di un apparire, no? Forma di trasformazione degli angoli. Se io sommo 90 gradi a un seno mi diventa un coseno o un meno coseno a seconda dei casi, e così via. Abbiamo visto la volta scorsa. Quindi questa qui posso dire che il moto circolare uniforme è la composizione di due moti armonici con la stessa pulsazione omega, che diventa la velocità angolare. Soggetto qui avevo chiamato pulsazione quando parlavo del moto armonico, ora mi diventa la velocità angolare quando lo vedo come moto circolare uniforme. E moti armonici, questa la mettiamo qui, inquadratura che vuol dire sfasati di pi greco mezzi, ovvero uno deve essere un seno, uno deve essere un coseno. Poi posso benissimo anche invertirli tra di loro o essere un meno coseno, un meno seno, però devono essere tra di loro con una sfasatura tipica, come vedete, altrimenti vengono altre cose. E potete provare a farlo, Potete provare con Excel, per esempio, a scrivere di seno e coseno, mettere diverse sfasature e vedere che tipo di moto. Per esempio, se non c'è sfasatura, vuol dire che sono seno e seno. Allora, per esempio, facciamo in generale, proviamo a scrivere x uguale r coseno
di omega t, y uguale r coseno di omega t più phi. No? Quindi vedete, posso controllare la sfasatura dell'uno rispetto all'altro semplicemente cambiando phi. E questo mi potete fare tutte le tabelle in Excel e poi fare il grafico e vedere cosa succede. Beh, se phi uguale a 0, cosa succede? Che x è uguale a y. Seno y. No, sempre coseno. Messi uguali in maniera che se phi, posso cambiarmi phi. Tanto se phi è uguale, diciamo, a quanto? Questo è il coseno. Facciamo un angolo piccolino se non si vede. Questo è il coseno. Va bene questa lunghezza qui. Se allo stesso angolo io ci sommo i greco mezzi, quello che era il coseno mi diventa il seno. Torna? Quindi se io ci metto il greco mezzi, questo mi diventa il seno di omega t. Ok? Se ci metto meno pi greco mezzi mi diventa meno seno. E così via. E poi posso anche giocare con angoli diversi da pi greco mezzi. In particolare, se io metto phi uguale a 0, x diventa uguale a y. Questa volta il moto è semplicemente un'oscillazione tra x e y che vanno tra meno 1 e 1, ma lungo una retta, che sono sempre uguali. Torna? Allora vi potete immaginare cosa succede quando cambio phi. Invece di un cerchio, ottengo delle figure, un'ellisse, delle figure un po' diverse. Ottengo il cerchio quando sono in quadratura. Allora, questo è un moto estremamente importante, perché tutte le macchinari, tutte le cose, diciamo, che noi costruiamo, cerchiamo sempre di farle muovere possibilmente con un moto circolare, ma alla fine dobbiamo a volte trasformarlo in un moto oscillatorio, come per esempio nel pistone della macchina, no? Come ci avesse il moto oscillatorio, dobbiamo trasformare in moto circolare per far andare le ruote. Allora, visto che abbiamo definito questo, calcoliamoci la velocità nel moto circolare uniforme, la velocità vettoriale, intendo. Quindi la velocità del moto circolare uniforme R è R coseno di omega t i più R seno di omega t j. Sempre la stessa, non ho cambiato nulla. Devo derivare questo oggetto qua, quindi V sarà uguale, R è una costante e me la lascio di fuori. La derivata del coseno è meno seno, meno seno di omega t. Poi devo derivare questo oggetto qua rispetto al t e mi viene solo un omega. Fatemelo stringere un po' perché bellino metto davanti R omega seno di omega t i più R un omega che mi verrà fuori quando arrivo questo coseno di omega t j. E aspettate che sia perpendicolare. Verifichiamo, facciamo il prodotto scalare tra R e V. R scalare V allora cominciamo. Allora, I per J fa 0 e J per I fa 0, quindi mi interessa solo questo per questo più questo per questo. Arriverà un R quadro, un meno, anzi diciamo un meno qui,
R quadro omega coseno omega t per seno di omega t, e questo ho fatto la componente x per la componente x, più questo per questo, R quadro omega, come mettiamo in ordine, coseno di omega t, seno di omega t, e quindi come vedete 0. Bene. Abbiamo verificato effettivamente che la velocità è perpendicolare alla traiettoria anche in questo caso. Poteva fare anche quella che è perpendicolare, cioè tangente alla traiettoria in questo caso, che è più facile verificare perché R è effettivamente perpendicolare alla tangente al centro. Allora, in questi casi, essenzialmente proprio quelli di modo circolare, conviene introdurre un'altra operazione sui vettori, leggete male, se scritto male. Allora, introduciamo un'altra operazione tra vettori che è il prodotto vettoriale. No, questa è un'operazione completamente diversa dal prodotto scalare, non ha proprio nulla a che vedere. Verrà usata in fisica, allora devi stare molto attenti a non confondere, perché sono proprio due cose completamente diverse. Allora, il prodotto vettoriale tra due vettori, e questo si può fare però solo nello spazio, solo in 3D, quindi bisogna forse immaginarsi il 3D, quindi tra V e W è un vettore che io non posso disegnare esattamente, però ve lo simboleggio, ma pensatelo sporgente dal piano della lavagna, va bene? Chiamalo C. C uguale a V. Il prodotto vettoriale si può indicare in tante maniere. Sul libro lo trovate con una X, va bene? Però io, visto che non ho una grande scrittura, la indico con una V rovesciata, perché questa qui mi diventa troppo uguale alla X, cioè andrebbe fatta, è una X diciamo in romanico rispetto a una X corsiva, ma se la faccio io diventa una X di sicuro, per cui la indico con questo vettore qui, che è un simbolo che si usa a volte sotto i testi italiani. Bene, è una V rovesciata del vettoriale. Allora, questo qui che cos'è? Come modulo è V per W per il seno dell'angolo, e è diretto perpendicolarmente, C è perpendicolare al piano che contiene V e W. Due vettori, anche nello spazio, identificano sempre un piano, perché sono tre punti, no? E il prodotto vettoriale è sempre perpendicolare a questo piano. Quindi in particolare, se i due vettori stanno sul piano XY, C è diretto lungo Z. Inoltre dobbiamo associarci una direzione, un verso, scusate, la direzione l'abbiamo identificata, però in realtà se siamo pensati a un piano, sono due possibili vettori perpendicolari al piano con un dato modulo, uno rivolto da una parte e uno rivolto da quell'altra. Allora, il verso è dato dalla regola della mano destra, ci sono varie versioni per farle. Allora, io per discutere quella con l'ipotesi, cioè prendo
appoggio le dita lungo il primo vettore, le faccio andare sul secondo, il pollice mi dice da che parte diretto. Si può fare anche con le tre dita, l'indice sul primo, il medio sul secondo e il pollice mi dice il terzo. Però diciamo, lo vedo peggio, capisco questo metodo qui. Comunque, verso, dato, dalla regola della mano destra. Ovviamente potete fare anche la mano sinistra, basta ricordarsi che è l'opposto. Allora, facciamolo. Il pronto vettoriale si fa molto meglio in coordinate, perché almeno le regole sono più facili da vedere. Allora, facciamolo quindi. I vettore I 0, perché chiaramente il seno dell'angolo 0 è 0, quindi I vettore I fa 0, tutti i vettori prodotto vettoriale per se stesso fanno 0. I vettore J fa K, perché proprio la terna cartesiana è stata scelta proprio perché sia in ossequio alla regola della mano destra. Viceversa, se faccio I vettor K, per esempio, mi viene meno J. Quindi l'idea è che tutte le rotazioni della sequenza in JK mi danno quello seguente, dovete pensarlo periodico, no? IJK, IJK, I, eccetera, eccetera. Allora, I vettor J mi fa K, J vettor K mi fa I, K vettor I mi fa J, sempre con il più. Se invece vado in un'altra maniera, con il meno. K vettor J fa meno I, I vettor K fa meno J, e così via. Pure potete mettervi, non so, I, J, K per così e il più, per così e il meno, come volete voi. Bene, se vado nell'ordine I, J, K, I, J, K, I, J, K, mi viene il più. Se vado nell'ordine opposto, mi viene con il meno. Una volta ricordate queste, diciamo, si possono fare i prodotti vettoriali. Allora, perché è interessante il prodotto vettoriale? Perché automaticamente mi genera, diciamo, dei vettori perpendicolari a quelli che ho, che già ho. Cioè, se io ho due vettori perpendicolari, mi genera il terzo. No? Come in questa fase di fare. Va bene? Vedete, O, I e J, in questa maniera mi posso generare K. Allora, vedete, per esempio, nel moto circolare uniforme, visto che V è perpendicolare ad R, me lo posso definire non solo come derivata, ma anche come prodotto vettoriale. Allora, guardiamo di vedere questo qui come prodotto vettoriale di qualche cosa per questo. Il modulo è omega, perché vedete qui compare un omega, quindi il modulo è sicuramente omega di questo vettore. Come deve essere fatto? Beh, mi deve trasformare, vedete, il coseno è andato a finire qui, quindi mi deve trasformare un I in J e un J in meno I. Ma che cos'è che mi trasforma una I, una per trasformare una I, cioè qualche cosa moltiplicato I mi fa J, eccolo qui, K vettore I mi fa J. Mentre mi deve trasformare questa J in meno I, eccolo qui, K vettore J mi fa meno I,
stanno andando in contrario. Quindi nel moto circolare uniforme la velocità, ma solo in questo moto, solo che poi vedremo che è una buona approssimazione istante per istante a tutti gli altri moti, che questo è così importante, V, che è chiaramente R punto, rimane R punto, però la posso scrivere anche come omega, che siamo il vettore, lo definisco tutto subito, vettore R con omega è uguale al modulo per K così, è solo una costruzione, dice no, perché deve complicarsi la vita in questa maniera? In realtà lo scopo qual è? Esattamente l'opposto di quello che qui volevo introdurre, quasi sempre in matematica è così, no? Uno introduce una cosa, dice ma no, perché ci sta a fare? Come ricordate A più B per A meno B alle scuole medie, no? Che uno dice ma perché devo fare A più B per A meno B, sapere che fa 4 meno B quadro, tanto basta fare il calcolo. Ovviamente l'importante è il contrario, cioè quando vedo A quadro meno B quadro devo imparare a riconoscere come A più B per A meno B. La stessa cosa è qui, cioè l'idea è che, ve lo anticipo perché così almeno sapete di che cosa sta parlando, un qualsiasi moto istante per istante può essere approssimato da un moto circolare uniforme, definendo un cerchio che approssima in maniera migliore la curva, no? Chiaramente istante per istante cambia, cioè in questo punto, questo qui sarà il mio moto circolare, in questo punto ci sarà un cerchio molto molto diverso, fatto in una maniera completamente diversa, va bene? Però istante per istante io posso dire ah, esiste una velocità, esiste un raggio di un cerchio, si chiama cerchio osculatore, va bene? Esiste una velocità angolare, eccetera eccetera eccetera. In questa maniera io mi posso ricavarmi queste grandezze dalla definizione, cioè facendo questo oggetto qui e poi interpretandola così, vedete, mi posso ricavare è omega. Capito qual è un po' l'idea? Poi lo faremo per bene, però chiaramente quindi dovete essere, diciamo, accettare la sofferenza di impararci un po' di cose che poi si dimostreranno utili, esattamente come funziona in matematica. Ok? Allora, definiamo a questo punto anche la accelerazione, che A o anche R due punti o anche un punto, è sempre la stessa cosa, è la derivata della velocità rispetto al tempo, di nuovo come vettore, è chiaramente la derivata secondo della posizione rispetto al tempo. Allora, verifichiamola nel moto circolare uniforme. L'accelerazione, dobbiamo fare altro che derivare di nuovo questa qui, mi verrà fuori, allora, la derivata di un seno mi verrà un coseno, mi verrà fuori un altro omega, e quindi sarà meno R omega quadro coseno di omega t, la derivata del coseno mi verrà un meno seno, quindi meno R omega quadro seno di omega t, ah qui c'è, scusate, qui c'ho una i e qui c'ho una j. Allora questa qui di nuovo posso vederla sia come prodotto vettoriale di omega per questa, perché no, k vettori mi fa j, infatti il seno va più dietro, va giù con un j, cioè continua a avere il suo meno davanti, k vettor j mi fa meno i, infatti il coseno va a finire qui e mi appare il meno davanti, quindi questa la posso vedere di nuovo omega vettor v,
notate anche che A è diretta come R, sono all'opposto. Quindi A è parallela a R, chiaramente A è perpendicolare a V. Anzi, A in realtà è uguale a meno omega quadro R. Certo, no? Il nostro cerchio, lo disegniamo da qualche parte, andiamolo qui. Questo è R, questa è V e questa è A. Quindi nel moto circolare uniforme, solo nel moto circolare uniforme, la accelerazione è tutta e sola diretta verso il centro, è uguale a questo, è anche uguale, bene. Torna? Posso anche ricordarlo qua, eh? No, è sempre in questo punto qui, calcolando tutto, ho messo un po' staccato per farla leggere, veramente. Potevo anche metterla qui, perché sono vettori, non è che doveva essere applicato in qualche punto. Era solo per far capire, diciamo, che sta riprendendo tutto a questo punto qui, in un certo istante temporale, c'è una certa posizione, una certa velocità, una certa accelerazione, che chiaramente è relativa a quel punto. E il modulo di A, quindi, si è detto, è chiaramente uguale a omega quadro R, però questa annotazione qui mi serve a poco, perché quando lo vorrò fare nel moto generale, l'R, devo prendere il centro del cerchio oscuratore, non l'R generico che mi identifica quello, quindi questa mi serve a poco, no? Mi devo trovare il cerchio oscuratore, anzi, mi serve a poco. Quindi qui mettiamoci questo qui, cioè, va bene, però nel modo di trovare forme è così, ma questa qui mi servirà tutta più per trovarmi proprio R, cioè il raggio del cerchio oscuratore, che una volta che io so l'accelerazione di un moto qualsiasi, usando questa relazione mi posso trovare il raggio del cerchio oscuratore, bene? E questa è la cosa importante. Invece il più importante è sapere che A, visto che facciamo prima V, V è uguale a omega R, posso usare queste due relazioni per eliminare R e trovarmi la relazione tra E e V, e questa mi vale anche nel modo qualsiasi, perché sicuramente la velocità sarà tangente alla traiettoria e l'accelerazione, questo può essere l'accelerazione, sarà perpendicolare alla traiettoria. Quindi il modulo di A, vedete, eliminando omega tra questi due, sarà anche uguale a V quadro su R, sempre con l'idea che tra poco lo troveremo anche, sempre con l'idea che questo qui pure è la stessa cosa in realtà, quello che questo qui collega direttamente V invece che omega, che potrebbe notare di distacco A e al raggio del cerchio oscuratore. Allora facciamo per finire, tanto manca 5 minuti, tanto manca 10. Volevo farvi un esercizio per prendere un po' di dimestichezza con per ora siete arrivato tutto, è sempre il raggio del cerchio oscuratore, però siete arrivato tutto per il moto circolare uniforme, quindi non è che ci sono ambiguità. Fino e poi mi sono un po' confuso prima, è sempre il raggio del cerchio oscuratore, lo servirà proprio per trovare quello. Allora, facciamo un esercizio, vediamo un po', per esempio facciamo, sì,
il problema della fionda, quella dei frombolieri, quella fionda romana, non so come l'avete chiamare, no, quella con due corde, un pezzo di cuoio, nel mentre viene su un sasso, viene fatta girare, dopo si lascia una delle due capi e parte il sasso. Bene? E i frombolieri romani lo usavano massicciamente, uno schiero quadro intero, e può essere anche abbastanza preciso. La domanda è, se io, quindi cerchiamo di combinare insieme i due modi che avevo trovato prima. Allora, magari se lo impostiamo, Allora, diciamo che io sono un fromboliere e voglio colpire qualcosa a una distanza, come viene chiamata questa qui, di grande. Allora, diciamo, questo qui sarà 1,5 metri, supponiamo che il frombolliere faccia ruotare la fionda con un raggio, un metro, non so fare cose così, bene? Quindi questo qui è un metro. E vogliamo far ruotare per così, vogliamo fare per così come volete voi. Vogliamo fare un lancio dall'alto o un lancio dal basso? Anzi, facciamo per fare le cose più semplici. Facciamo che è tutto per 5, quindi facciamo che lui fa ruotare il tutto con un raggio tangente, qui così può farcela. Certo, è un po' difficile, ma insomma, tanto siamo in un esercizio di fisica. Supponiamo faccia un filo dal basso, cioè quindi a un certo punto voglio comunque lasciarlo partire da un certo punto e farlo arrivare. Si fa arrivare dove voglio io. Si torna? Lo faccio partire e arriva. Allora, supponiamo che la velocità V sia fissa, questo lo chiamiamo R grande. La velocità V è chiaramente la massima possibile, ci mettiamo un V, poi dopo metteremo qualcosa, che ne so, 20 metri al secondo. Più di tanto non posso tirare. Allora, a questo punto devo decidere l'angolo teta o il tempo t a cui lascia partire il sasso per arrivare qua giù. Torna? Però non so se riusciremo a fare tutto oggi, però tanto per impostare un problema. Allora, tanto per cominciare, notiamo che, come ho detto prima, la velocità è tangenziale, quindi partirà con questa velocità qui. D'accordo? Non è che quando la lascio andare mi parte radialmente, mi parte tangenzialmente alla traiettoria. Poi chiaramente, quindi supponiamo che lui viaggi con velocità omega, velocità angolare omega, quindi teta uguale a omega t. La mia velocità v quindi sarà uguale a che cosa? Scriviamoci le nostre equazioni. Questo pezzo qui lo chiamo R, appunto. Quindi x sarà uguale a r coseno di omega t, y sarà uguale ad r più r seno di omega t. Ho sommato r perché non è che il centro del cerchio è qui, il centro del cerchio è spostato quassù. Torna? Quindi lo lasciamo partire un istante di tempo di start. Dobbiamo trovare la posizione da cui parte e la velocità da cui parte. Poi andiamo a vedere quando arriva il zero e poi calibriamo il tutto in maniera da farlo tornare.
Bene, questa è la strategia generale per i problemi di fine, cioè non dovete partire dicendo di vedere subito la soluzione, cercando di vedere subito la soluzione qual è la formula inversa. Uno costruisce il problema, trova una soluzione generica, impone i dati che vuole lui e si ricava i parametri della partenza. Quindi ho un istante di start dove sarà il mio punto. E questo lo chiamiamo, è per il modo successivo, quindi lo chiamiamo x con 0 y 0 a questo punto. Beh, basta mettere t star qui dentro, x con 0 sarà uguale r coseno di omega t star y 0 r più r seno di omega t star. Ok? Facile, no? Velocità v, che però ha velocità v con z, vx0, vy0. Quello in questo punto, poi dopo ci sarà un altro modo, dopo ti scrivo l'altra equazione. Vx0 quindi sarà uguale a che cosa? È la derivata di questo, quindi meno r omega seno di omega t star, non vi lasciate ricordare che c'è un meno, in realtà la velocità è positiva, è l'angolo fatto in maniera che poi si diventerà positiva, però a me non me ne importa nulla, devo andare dietro alla matematica. Y0 devo derivare questa deriva via, mi verrà R omega coseno di omega di star. Ok? Oh, e questo è il primo pezzo del moto. Il secondo pezzo del moto è completamente differente, esattamente quello che abbiamo fatto prima. Solo dobbiamo riscriverlo perché ora non parte né all'istante 0 né nella posizione 0, quindi riscriviamocelo con la formula completa. Seconda parte del moto, v è x sarà uguale a x con 0 più v con 0 t meno t star. In realtà, diciamo, questa parte qui poteva anche chiamarla in un'altra maniera, cioè per il secondo moto poteva anche prendere l'istante 0 al tempo di star, quindi nel senso che mi apparirà sempre t meno di star, non è che si mescolano i due tempi, però lasciamolo così almeno aggiunto. E poi a y sarà uguale a y0 più con 0 y t meno di star meno un mezzo g t meno t star al quadrato. Torna? Beh, a questo punto devo imporre che vada a finire in qualche istante, non mi interessa, qui. Cioè devo imporre y uguale a 0, x uguale a t. Chiaramente troverò uno. Bene? Quindi questo qui per un qualche istante t deve essere uguale a d, e questo per un qualche istante t, lo stesso istante, deve essere uguale a 0. Vabbè, a questo punto cosa devo fare? Beh, mi elimino t meno t star da qui, cioè lo ricavo da qui, la butto qui dentro, e cosa mi ottengo? Mi ottengo una relazione tra queste grandezze, x con 0, v con 0, y 0 e v 0, y, no? Ma queste grandezze sono tutte definite sulla base di t star, o di omega t star, perché è la stessa cosa, no? Per cui da questa relazione mi ricavo di stare, quindi mi ricavo
il momento a cui devo tranciarla. Questo è il tipo di ragionamento. Lo dico perché ora mi sa che ce ne sono le 10 precise. Va bene? Quindi T meno T star, e non devo imparare a ricavarmi T, mi basta T meno T star, tanto già fare sempre T meno T star. Sarà uguale a che cosa? Porto disco 0 a quattro parte. T meno disco 0 diviso V0X. Lo sbatto qui dentro e ottengo, è uguale a 0, Y0 più V0Y T meno disco 0 diviso V0X meno un mezzo G di meno x con 0 al quadrato diviso v0x quadro, e questo è uguale a 0. A questo punto sostituisco tutto questo oggetto qua e ottengo un'equazione trigonometrica, prendiamo un tipo di equazione, però diciamo la soluzione è così, poi magari posso non essere capace di risolvere numericamente, va bene? Allora, quindi cosa mi viene? Mi viene R. Oh, dunque, facciamo alcune considerazioni. Facciamo una cosa. Al posto di D, fatemi scrivere D piccolo R, in maniera che possa semplificare l'R, perché no, se questo, anche questo qui lo scrivo in unità di R, mi viene tutto omogeneo, mi va sicuramente via una R. Quindi qui c'ho una R, qui c'ho una R, ma che mi va via con quella di questo qui, qui mi viene fuori una R e quindi mi va via, qui c'ho una R quadrata e però qui c'ho una R quadrata e quindi la R scompare, quindi ottengo 1 più seno di omega t star dalla y0 più V con 0 y, anzi un meno, meno omega seno di omega t star diviso V con 0 x, no scusate, era il coseno solo, cos con il più, e sotto c'è un meno, quindi meno andava bene, scusatemi, ma facendo così, guardando laggiù, omega coseno di omega t star per d meno coseno di omega t star, ok? Voi controllate perché io non è che vedo tantissimo bene. Poi c'ho più, anzi c'ho meno un mezzo g, allora qui c'ho d meno coseno di omega t star al quadrato diviso omega quadro, questo cos'era v con 0x, quindi sec quadro di omega t star uguale a 0. Allora, qui un omega va via e ma ora poi non pretendo di essere in grado di risolverlo, fatto tutto bene, ho trovato un po', a questo punto bisogna studiarsi questa equazione trigonometrica. Ora diciamo, l'esercizio l'ho improvvisato, quindi non è detto che ci sia facile, penso si debba, ci si debba riuscire, però provateci anche voi, ecco un esercizio, e se si discute la volta seguente.